Roberto Aviatore. Ciao, con la sua splendida 500. Grazie. Con una nuova livrea che la facciamo vedere. Grazie. Bellissima. Grazie. Allora Roberto, Oggi ci siamo divertiti, è stata una bellissima gara come ogni anno. Io questa è già la quarta edizione che vengo qui a questa gara, perché è bellissimo il posto, è bella la strada, è bella l'organizzazione, molto bella in tutto. Ci siamo divertiti, sono secondo di classe, attaccato a Totò a centesime, perché è una grande lotta molto con da sudare con il mitico Totò, veterano nel campo, e poi niente, tutto qua. Ringrazio, vuoi ringraziare i miei sponsor, Cesario Service qui sulla fiancata. Ok. E la ditta Muglia Ascensori sul cofano pure. Ecco qua, andiamo a riprendere splendido, che mi sostengono, adesivo di Muglia Ascensori. Sono delle persone squisite, ditte serie. E niente, è andata bene così oggi. Ci siamo divertiti, bellissimo. Meno male ha mantenuto anche il tempo. E speriamo di ritornare l'anno prossimo. Perfetto, grazie. Okay. Roberto. Grazie a voi. Allora, abbiamo già fatto l'intervista. Eri secondo agli scacchi, però i birilli hanno decretato la tua vittoria a scapito di Totò Lipari. Purtroppo è una cosa che mi è dispiaciuta tanto, perché purtroppo fanno parte anche del gioco, è uno sport, come si sa, purtroppo sono delle gare fatte da birilli. Purtroppo mi è dispiaciuto tanto, perché Totò è come un fratello per me, ci vogliamo bene, ci rispettiamo e tutto. È andata così, abbiamo fatto il primo di classe, ci siamo divertiti, è stata una bella garetta, sempre organizzata come al solito, il top. E darai la rivincita a Totò. Daremo la rivincita a Totò sicuramente. Bene, siete due grandi amici, però quando scatta il semaforo verde, sì, ognuno per sé. È vero. Bene, grazie e complimenti per questa vittoria. Grazie a voi. RS 1150, eccolo lì. Si è aggiunto Michele, una nuova leva, però Totò Lipari dice ancora la sua in casa. Hai battagliato con tutte e tre brevi ragazzi, anche se Michele è la prima gara, e come gliel'ho detto stamattina, gliel'ho detto Salvatore già alla prima gara, sono ragazzi che faranno strada pure loro. L'importante è prendersi di mano, perché è una macchina che non ha cavalli, quindi la devi soltanto saper conoscere. Hai sudato? Ho sudato, sì, mi ha fatto sudare Roberto Viatore, mi ha fatto sudare, mi fa sudare. Ci vogliamo bene con tutti, con Roberto specialmente, pure di famiglia, ci conosciamo e ci rispettiamo. Però siamo due rivali, nella guida, non nel campo delle cose. C'è un amore platonico. È un amore platonico, bravo. Sono contento, mi è servito per i punti dello challenge questa cosa. Cosa devo dire? Roberto mi ha fatto veramente sudare, anche Salvatore ha camminato tutta la sua. Mi dispiace per Paolo Greco che doveva venire, quindi ha rotto il cambio proprio ieri sera. E nient'altro, Michelino è nuovo arrivato. Bene, diamo il benvenuto a Michelino. Tutto grazie, a posto? Sì, tutto a posto. Per la prima è andata bene, dai. Ok, Roberto, allora. Io super soddisfatto, è stata una bella gara, come ogni anno che vengo qua, perché è bellissima come organizzazione tutto. Poi ci sono tutti i bravi amici, il mitico Totò, che siamo sempre attaccati. E oggi sono contento perché abbiamo fatto una bella gara, specialmente lui. E sono contento così. Forse nella seconda manche potevi fare poco, ma così è andato. Sembra che andiamo sempre al limite, poi purtroppo sono cose che vanno così nelle corse, queste sono. Bene, il cronometro che conta. Ecco, bene. È vero. De Sensi, Salvatore, allora. Sono contento di essere qui oggi, come sempre è un'emozione salire nelle macchine da gara. A posto, va bene. Felice pure tu. Sono contento del mio risultato oggi. Mi va bene così. Bene signori, questa è l'RS 1150, grazie a tutti. Ciao. Allora cominciamo dal gruppo RS, classe 1150, terzo agli scacchi il numero 72, Salvatore De Sensi. Applaudiamo ragazzi, grazie. Secondo classificato il numero 73, Totò Lipari. Eccolo qui Totò, beniamino locale. Vince il numero 74, Roberto Viatore. Anche lui nice fidelity di questa gara, mi sembra di ricordarlo ogni anno alla partenza. Grazie di essere stati in nostra compagnia, vi aspettiamo nei prossimi eventi. Restiamo al gruppo Resistart, andiamo alla classe 1400.